che 2020 ci lasciamo alle spalle? Dalla Seconda Guerra Mondiale non si conviveva con un anno così profondamente marcato da una tematica tanto pervasiva come la pandemia che l'ha contrassegnato. Rossini TV vi ha raccontato ogni sfaccettatura della convivenza col Covid-19 fin da febbraio, mese in cui si rilevò a Vallefoglia il primo caso positivo di contagio a un virus che in poche settimane si è allargato a macchia d'olio, con tutte le ripercussioni, la malattia, i ricoveri, lo stress degli ospedali, i primi morti. A marzo vi abbiamo raccontato gli effetti della pandemia sul vivere quotidiano, dalla chiusura delle scuole alla caccia ai disinfettanti e mascherine. E ancora la chiusura delle attività commerciali, alla quale è seguita quella delle fabbriche fino al lockdown di marzo, aprile e inizio maggio. Ad aprile vi abbiamo raccontato la riorganizzazione sanitaria, dall'ospedale di Pesaro divenuto presidio Covid alla novità dei checkpoint guariti per i tamponi in automobile. Vi abbiamo raccontato la ripartenza di maggio con la fine del lockdown, la sospirata chiusura dei reparti di rianimazione, il gratificante raggiungimento degli zero ricoveri per coronavirus a Marche Nord. Il ritorno a scuola per gli esami di maturità in presenza è stato il via ad una nuova fase di un'estate di ripartenza. A ripartire ci ha provato a fatica anche il turismo, con nuovi accorgimenti come la pedonalizzazione di Viale Trieste. Vi abbiamo raccontato un'estate di riorganizzazione scolastica fra segnificazioni, didattica a distanza e limitazioni ai trasporti fino al ritorno degli studenti in aula a settembre, coinciso con altre novità colme di speranza. L'inaugurazione della nuova scuola di Via La Marmora e il ritorno di un corso di laurea universitaria a Pesaro negli spazi di Palazzo Gradari. Vi abbiamo raccontato un anno di svolta per la politica del territorio regionale, col governatore Luca Ceriscioli, protagonista della gestione del lockdown, che ha lasciato il posto a Francesco Acquaroli, primo clamoroso caso di una giunta di centrodestra nelle Marche. Una giunta costretta a gestire la fase 2 dell'emergenza sanitaria, la disputa politica fra zone gialle, arancioni o rosse, fino ad arrivare a dicembre con il primo screening di massa preceduto di qualche giorno all'avvento dei vaccini. Vi abbiamo costantemente raccontato l'altro lato della pandemia, quella della crisi economica che ha messo a dura prova tante attività costrette a non lavorare. Agenzie di viaggio, palestre, turismo, negozianti, bar e ristoranti. Tante le proteste di piazza, le più discusse, quelle portate avanti da Umberto Carriera. Tantissimi gli eventi cancellati. Cancellata anche la presenza dello sport in presenza dei suoi tifosi. Quelli di Vispesaro, Fano, Italservice e quelli della VL che hanno potuto vedere dal vivo la Carpegna Prosciutto più brutta, destinata ad una retrocessione salvata a marzo solo dal blocco del campionato per pandemia, ma non hanno potuto fare altrettanto con quella guidata da Repescia che conclude il 2020 in una posizione d'alta classifica in cui non stazionava da un decennio.